Olli, giochiamo a Dog Park. Dai, abbiamo già la carta cane, il guinzaglio e la palla. Unboxing! Eccoci qua, pronti a vedere i materiali di Dog Park. Mentre apro la scatola vi dico che in questo gioco nel corso di 4 round si svolgono inizialmente si svolge un'asta per acquisire nuovi cani da inserire nella propria pensione. Questi cani poi successivamente nel corso del round andranno portati a fare la passeggiata, procedendo su un percorso dove bisogna calibrare tra l'ottenere più bonus attardandosi e l'arrivare per primi. Eccoci qua, siamo all'apertura della scatola. Regolamento, già l'immagine qua è bellissima. I materiali promettono davvero bene in questo gioco. Le illustrazioni sono già fantastiche, mamma mia, già solo a vederne poche. Sono molto curiosa di vedere poi tutti i materiali. Qua tutto sembra spiegato in maniera molto ben fatta e sono 16 pagine, però non lunghissime. Vediamo qualche fustella, vari tipi di segnalini, le rotelline per l'asta. Qui abbiamo già il tabellone. Vediamo un po' quanto è grande, non tantissimo, dovrei riuscire a mostrarvelo abbastanza bene. Ecco qua, abbiamo il tracciato dei punti vittoria, qui ci staranno le varie categorie di cane di cui si dovranno ottenere le maggioranze, i cani all'asta e il percorso passeggiata con i vari premi. Un bel tabellone, non eccessivamente grande. Qua abbiamo i segnapunti e qua cominciano le meraviglie. Cominciamo dai segnalini dei cani, che praticamente tracciano i punti reputazione, ovvero i punti vittoria del gioco. Sono veramente belli, sono in colori pastello e insomma sono magnifici, non c'è altro da dire. Ok, poi abbiamo queste risorse, anche queste bellissime. Questi sono praticamente i vari tipi di oggetti che i cani desiderano per andare in passeggiata. Vedete che abbiamo il rametto, l'osso, la pallina e un giocattolino. E questi saranno presenti sulle carte cane e andranno pagati per poter portare i nostri amici a quattro zampe a passeggio. Qui abbiamo i segnalini belli grandi che si utilizzano per la passeggiata. Anche questi sono veramente bellissimi, li lascio qua mentre prendo gli altri due degli altri colori. Qui intanto abbiamo i pezzettini per assemblare le rotelle. E qui, eccoli, gli altri due dog walker. Sono veramente belli e sono anche molto grandi. Qui abbiamo dei vassoietti per gestire le risorse. Sono spettacolari, leggeri. Sarà molto comodo riporre questo gioco. Qui abbiamo ancora un dado e il segnaround. Veramente carini. E il segnalino del primo giocatore, bellissimo anche questo. Poi abbiamo le plancette personali, dove praticamente staranno le nostre carte cane. A questo punto andiamo a vedere le carte. Iniziamo da queste piccoline dove abbiamo vari tipi di carte e ci teniamo i cani per ultimi. Allora, queste sono le 7 categorie di cani utili per le maggioranze alla fine del gioco e qua abbiamo le carte previsione
contribuiscono a dare un po' di varietà. Ok, lo so che volete vedere i cani, anche io voglio vederli moltissimo. E iniziamo a guardarcene un po'. I toy dog. Queste carte sono una più bella dell'altra. Se vi piacciono i cani, innamorarsi di questo gioco sarà veramente una passeggiata. Qui invece in azzurro abbiamo i cani da riporto. Sono così belli che vale la pena di perdere qualche minuto a guardarli. Il Cocker Spaniel, sì, questo è il mio cane. E ancora un cane da riporto. Poi abbiamo i Segugi. Sono veramente bellissimi. Tra l'altro tutte le carte hanno questo testo qua sotto che è l'abilità specifica del cane, per cui varietà da una partita all'altra veramente molto alta. I cani da pastore, meraviglia. Cani di grandi dimensioni, magnifici anche loro. Ok, andiamo sull'altro mazzo di carte. Tra l'altro anche l'inserto interno è in plastica, tutto ben sagomato. Ok, ancora un paio di cani da pastore e poi ci sono i terrier. Troppo simpatici. Sono anche poi curiosa di vedermi bene tutte le razze una per una. I cani utility, cioè ovvero quelli che fanno lavori utili. Anche se la maggior parte di queste razze a me sembrano più cani da compagnia. Veramente belli. Ah, i cani da lavoro, ecco qua. E direi che li abbiamo visti tutti. Poi qua ci sono ancora delle carte che servono a posizionare ulteriori bonus sul tracciato passeggiata in modo da dare varietà e gli obiettivi per la fine del gioco e alcune carte di riepilogo. E questi sono i materiali di Dog Park. Bene, il cane è soddisfatto dopo la passeggiata e noi abbiamo visto gli splendidi materiali di questo gioco. Vi ricordo che se volete imparare a giocare c'è già il nostro video tutorial sul nostro canale YouTube che potete andare a guardare. Io vi saluto e anche Holly, e per oggi è tutto. Grazie per averci seguiti!